12 uova. Duecento grammi di zucchero. 300 grammi di olio di semi. 2 limoni grattugiate. Duecento grammi di farina. 20 grammi di bicarbonato. 4 buste di vanillina. 40 grammi di cremore. 400 grammi di latte. 'Come primo passo, separare gli albumi dai tuorli. Aggiungere un pizzico di sale negli albumi. Montare gli albumi a neve. Mescolare gradatamente lo zucchero con i tuorli. Versare l'olio di semi e mescolare. Aggiungere gli albumi montati all'impasto.
inserire i limoni grattugiati e la vanillina. Come ultimo ingrediente per il nostro impasto, usiamo la farina. Mettere a scaldare il latte. Una volta raggiunto quasi il punto di ebollizione, aggiungere il cremore e il bicarbonato. Otterrete questo effetto. Impastare il tutto per avere un contenuto omogeneo. Prepariamo le forme per i nostri dolci. Mentre l'impasto riposa, cospargerle di burro e in seguito infarinarle, in modo da non farle attaccare durante la cottura. Infornare a 170 gradi per 25 minuti circa, con forno statico. Diluire in 200 g di acqua 600 g di zucchero. Scaldare sino al punto di ebollizione. Con fiamma bassa, giriamo in modo da far addensare il contenuto. Dopo aver montato a neve due albumi d'uovo, mescolare il tutto. La glassa è pronta.
guarnire con la glassa le scarcelle una volta raffreddatesi e aggiungere confettini colorati per dare loro un tocco estetico. Completata quest'ultima operazione, lasciarle asciugare in un posto riparato. Buon appetito! I quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma tu metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la mano